per uno che ci tiene alla musica è proprio opportuno autoprodursi. Insomma, oggi secondo me non è proprio cosa, insomma, andare a bussare alle porte di quelli che ormai poi le major sono divenute quattro, insomma, ci sono stati tutta una serie di processi che si sono portati all'unificazione di varie major discografiche, proprio perché appunto c'è un momento di crisi, i dischi non si vendono più. Quindi bisogna affidarsi ad altre forme, altri modi di distribuzione della musica. Senti, la vostra musica c'è Napoli, io credo che ci sia un po' come c'era nelle opere di Massimo Troisi, cioè senza banalità, senza, diciamo, luoghi comuni. Allora, visto che Napoli c'è, l'abbiamo ascoltata, secondo voi, negli ultimi 15 anni della gestione Bassolino a Napoli, Pedin de Big trasse ancora meno male di quanto già non entrava prima, oppure c'è qualcosina di più? No, penso che trasse ancora meno male di prima, insomma. Cioè, tra l'altro alcune zone del centro storico, zone popolari, io per esempio abito diciamo nella zona della Sanità, no? Considerato uno dei quartieri, no? Che è il cuore di Napoli, uno dei quartieri più popolosi, è popolare, allo stesso tempo viene completamente abbandonato a se stesso. Non c'è un intervento pubblico che si faccia sentire né a livello di nel lungo periodo, no? Nel senso che tu vai in un quartiere e fai un progetto, che ne so, per i ragazzi che vorrebbero, dico una banalità, giocare a pallone nel campetto. Infatti, per esempio, dove abito io sono dei giardinetti dove i ragazzi si sono organizzati in maniera, diciamo, abbastanza seria un campetto di calcio, proprio perché le cose o te le fai con le tue mani o intervento pubblico, al di là dei siti che le gasoie, i totem, no? Ormai della Napoli bassoliniana, cioè Piazza Plebiscito, oppure che ne so, la metropolitana, che è stata una cosa bellissima, insomma, perché il problema dei trasporti a Napoli è un problema molto serio. Però al di là di queste cose qui, le zone che sono appunto quelle lì non toccate, come si dice nella canzone, no? Non trasumare, là ormai non trasumare proprio niente, anzi entrano tutte altre cose che sono tutte cose molto negative. È uno dei motivi di questa... Nel 90 c'è stato un sogno, insomma, si pensava fosse un sogno. Come mai è fallito? Fallito perché secondo me... Anche culturale, insomma, perché, come sogno. Perché cioè, c'è stata una situazione di potere che si è arroccato su se stesso. Arroccato su se stesso significa che tutti quelli che stanno attorno a quelli che erano i leader, no? Di questo sogno di rinnovamento, stavano lì solo perché erano tipo uno il portaborse, un altro uno che portava i voti, quindi nella logica molto vecchia, che mi ricorda la vecchia Democrazia Cristiana, e che tra l'altro poi a destra la sanno organizzare molto meglio, ci stiamo vedendo negli ultimi tempi.